Ciao da Avsim! Non c'è niente da fare, quando la Juventus vince, quando i giocatori si impegnano in campo, è tutta un'altra cosa. Lo vedete che bella sensazione? C'è mancata di recente, c'è mancata troppe volte quest'anno, però al di là di tutti i discorsi che possiamo fare sui giocatori, sull'allenatore, sulla dirigenza, quando la Juve vince con impegno sul campo è tutta un'altra cosa, è una bellissima sensazione. E quindi c'è un po' di entusiasmo che ritorna in noi tifosi. Però c'è da chiedersi come si può conciliare questo entusiasmo, questa soddisfazione, questa sensazione di gratificazione per questa vittoria, una vittoria importantissima, 2-1 sul Napoli, 3 punti chiave per il posto Champions, anche una vittoria bella appagante, con i discorsi che abbiamo fatto fino a ieri pomeriggio sull'esonero di Pirlo, auspicato, possibile, ancora forse probabile. Semplice, perché questa vittoria non basta. E non basta perché un anno fa, anzi la scorsa stagione, dopo 29 giornate, l'Inter aveva 64 punti, adesso ne ha 71, quindi sicuramente l'Inter quest'anno ha fatto meglio, sta facendo meglio. Però dopo 29 giornate la Juventus nella scorsa stagione di punti ne aveva 72. Quindi non solo l'anno scorso era nettamente prima, ma anche con la proiezione dell'anno scorso su quest'anno sarebbe stata prima. E quindi in questo campionato, in questa stagione, c'è stata e c'è un Inter più forte, ma è mancata e manca la Juventus dello scorso anno. Questo è un'analisi che abbiamo fatto anche l'anno scorso. Tra l'altro, l'anno scorso, dopo 29 partite, la Juventus aveva già affrontato e battuto entrambe le volte l'Inter, quindi sono stati decisivi gli scontri diretti, lo abbiamo detto l'anno scorso, e quest'anno con uno che manca ne abbiamo perso già uno, e quindi può essere decisivo quello, ma non solo perché gli scontri diretti sono decisivi sul cammino dell'Inter, ma non su quello della Juventus, perché la Juventus i punti li ha dilapidati altrove, e anche senza la sconfitta col Benevento e il pareggio con il Torino, quindi episodi recenti, post eliminazione dalla Champions, noi saremmo con 5 punti in più e quindi decisamente più avanti, ancora con la possibilità di sperare nello scudetto. Non so se sarebbe stata una cosa così vantaggiosa, perché magari ci credi troppo e poi non lo vinci comunque, però credo che sia ancora più fiaccante essere sicuramente fuori dalla lotta scudetto così tanto in anticipo, rispetto invece a giocarselo e magari perderlo, però fino alla fine, fino all'ultima giornata, fino alla penultima almeno, con lo scontro diretto. E quindi è questa la situazione, è per questo che non basta. Ma non basta anche perché Pirlo ha spiegato questa vittoria attribuendola a dei fattori che non sono futuribili e che non sono struttura solida di una squadra che può andare avanti con questo andazzo. Cioè, se Pirlo avesse detto, ma avesse avuto proprio materialmente l'incisività del suo lavoro tattico, avesse parlato quindi di tattica, di costruzione particolare, di progetto particolare su questa squadra che ha portato poi alla vittoria sul Napoli, allora noi saremmo stati al cospetto di una vittoria non episodica, replicabile, magari di un inizio di un mini ciclo di 10 partite da vincere tutte, che può essere promettente, che ci può dare tanta speranza. Invece no, non c'è questa concretezza. Pirlo ha parlato di impegno, Pirlo ha parlato di sacrificio, di giocatori che in campo lottano l'uno per l'altro, che hanno voglia di vincere, che ci mettono approccio giusto che era mancato e mancato in tante partite quest'anno. Quindi intanto siamo in questa situazione non per colpa dell'allenatore che non è stato in grado di allenare i giocatori e di dare loro una coerenza tattica, ma per colpa dei giocatori che in campo non hanno messo l'approccio giusto. E poi appunto non siamo in questa situazione perché è mancato un progetto tattico, ma perché è mancato l'atteggiamento. Una squadra non si fa sull'atteggiamento, l'atteggiamento è un ingrediente extra, ti dà la capacità di andare ad eseguire sul campo una cosa che hai preparato in allenamento, ma se in allenamento non c'è la preparazione, se non c'è veramente un progetto tattico chiaro, se non si sa come mettere in campo i giocatori, è lì che si perdono i punti, è lì che si buttano i campionati, e quindi la responsabilità si carica sull'allenatore. Non solo, ma ripeto, l'atteggiamento col Napoli, che non c'è stato in tante partite, come faccio io tifoso, io dirigente, io allenatore, ad essere certo che ci sarà nelle prossime e ci sarà il prossimo anno? Su cosa si fonda il progetto Pirlo? Sono queste le domande a cui neanche Juventus-Napoli 2-1 è riuscita a dare risposta, però ha dato risposta ad altre domande. Per esempio Paulo Dybala. Paulo Dybala è una risposta della Juventus, è la risposta della Juventus in questo momento. Ora, sul carro Dybala stamattina si sta strettissimi e va bene, e non ci sono problemi. Il punto è
che non ci dovrebbero stare, ma non perché io adesso vi voglia mettere a distribuire patenti di tifo, a parlare di carri che per me non esistono, però non ci dovrebbero stare quelli che non tanto hanno criticato, ci sta a criticare Dybala, Dybala quel poco che ha giocato quest'anno, anche io gli ho dato dei 5, dei 5 e mezzo, perché obiettivamente ha giocato male in tante situazioni, anche quando stava piuttosto bene poi fisicamente. Ma averlo insultato, averlo denigrato, avergli attribuito delle responsabilità che non ha, il festino a casa di McKenny con Arturo e Dybala è subito diventato il festino di Dybala con Arturo e McKenny, che non c'entravano più nulla, che sono stati assolti preventivamente dalla critica, dai tifosi. Il problema era Dybala, Dybala non merita il rinnovo, Dybala non merita la Juventus. Bene, analizziamo il gol di Dybala. A parte il fatto che era appena entrato in campo dopo 86-87 giorni, dopo quindi non aver praticamente mai giocato ed essere stato per tutta la stagione fuori. Ecco, che cosa fa? Riesce a posizionarsi bene, si posiziona bene per ricevere quel pallone, da Bentancur gli detta il passaggio e non ci pensa un attimo, sente la porta, sente, proprio la percepisce fisicamente senza vederla e quindi calcia, segna e fa un gol che risulta decisivo sia perché in quel momento stavamo rischiando, perché eravamo ancora 1-0 e il Napoli stava alzando il baricentro e noi lo stavamo abbassando, sia perché poi abbiamo vinto 2-1. Quindi gol decisivo, e quanto ci sono mancati i gol decisivi di Dybala quest'anno. E lui che fa? Esulta. Primo gesto, braccia larghe, sguardo al cielo. Secondo gesto, mano che batte il petto sullo stemma. E poi si lascia andare quasi alla commozione, alla gioia, sovrastato da tutti, l'abbraccio di tutta la squadra in campo e di tutta la panchina, la corsa di Szczęsny, di Pinsoglio per andarlo a prendere, per andarlo ad abbracciare, Demiral. E l'abbraccio più forte, più immediato, gliel'ha dato Chiellini. E qui anche io faccio fatica a capire. Chiellini, rappresentante della vecchia guardia, uno che presto, e si spera, a questo punto si spera, se ne andrà, lascerà il posto al futuro, che può essere ancora, che può essere ancora Paolo Dybala, che non è più giovanissimo, non è più giovane, ma è comunque un giocatore che ha ancora tanti anni davanti, di calcio, di alta qualità, e i due si abbracciano, e quello che l'abbraccia di più è proprio Chiellini, il capitano in campo in quel momento, ma se vogliamo quello più vicino ad una dirigenza che questo Dybala lo sta scaricando. E ripeto, qui fatico a capire anche io, però si deve ripartire da Paolo Dybala. Io lo so che adesso si sta già parlando delle plusvalenze che Paratici deve andare a fare, ma forse Paratici dovrebbe fare plusvalenza su se stesso, sarebbe la cosa migliore. E anche Agnelli dovrebbe dire a qualcun altro di fare plusvalenza, non al dirigente della sua società, del suo club, perché sì, le plusvalenze servono, ma a te serve il progetto tecnico. Non puoi andare di anno in anno sempre avanti sulle plusvalenze, perché le plusvalenze ti mettono a posto il bilancio, ma ti sviliscono il capitale umano e tecnico che tu hai. E quindi la necessità di vendere Dybala, al di là di tutti i discorsi sul rinnovo, è semplicemente una necessità distorta, ed è una Juventus che sta andando nella direzione sbagliata. Sta andando nella direzione sbagliata. Bisogna ripartire da chi mette la mano sul petto, da chi si emoziona ad indossare la maglia, quindi Dybala e quindi Chiesa, da chi la suda seriamente con impegno e ricerca della perfezione partita dopo partita come De Ligt, da chi è un capitano che non avrà mai la fascia come Danilo. Questi sono i giocatori da cui dobbiamo ripartire e che dobbiamo confermare. Poi ce ne sono anche altri che si possono aggiungere, che sono validi in determinati contesti, per esempio Bentancur, ieri mi è piaciuto tanto, a molti di voi è piaciuto anche Rabiot, resta un riferimento importante Cuadrado. Ovviamente anche Buffon, ma dobbiamo parlare pure di Buffon per capire ancora meglio la situazione di Pirlo, nonostante questa vittoria, nonostante questa situazione di entusiasmo, di appagamento, che però ci dice ancora zero per quanto riguarda lo scudetto, ancora zero per quanto riguarda l'obiettivo minimo stagionale che è diventato il quarto posto, ma diciamo il piazzamento Champions, e ancora zero per quanto riguarda il futuro. Riavvolgiamo un pochino il nastro e torniamo alla conferenza stampa pre-Juventus-Napoli con Pirlo che dice sì, domani Szczęsny è confermato perché dopo una brutta prestazione bisogna dare fiducia. Non sorrideva, non aveva un ghigno sulla faccia, lo diceva in maniera assolutamente seria. Poi andiamo a vedere la formazione ufficiale, gioca Buffon. Iniziano le domande, Szczęsny non sta bene? No, Szczęsny è in panchina. E allora va a Paratici ai microfoni di Sky e dice... È stato deciso, d'accordo tra l'allenatore e il giocatore, di far giocare Buffon, perché Buffon avrebbe già dovuto giocare contro il Torino, ma non è stato possibile. Questa è la motivazione di Paratici, che è diversa dalla motivazione che darà poi Pirlo in conferenza stampa dopo la partita. Potete rileggere tutto quello che ha detto Pirlo a Sky, a JTV e in conferenza stampa sul mio sito absim.video, link in descrizione, potete rileggere tutto e senza interpretazioni sbagliate, cioè carta canta in questo caso, bianco su nero, anzi nero su bianco,
Perché Pirlo dice, in realtà vi ho fatto uno scherzo, sembra quasi dire, non lo dice, ma sembra quasi dire, vi ho fatto uno scherzo ieri in conferenza stampa perché ho detto gioca Szczęsny perché c'erano state delle critiche su Szczęsny e quindi io gli ho mostrato verbalmente fiducia, però avevo già parlato con Szczęsny, già parlato con Buffon e già deciso che avrebbe giocato Buffon, perché tra l'altro Szczęsny dopo 3 partite in nazionale al rientro, quindi con la gara col Torino, era stanco, avrebbe avuto bisogno di riposare mentalmente, però il titolare è Tek. Non ci siamo. Qui siamo veramente ad un registro comunicativo che fa acqua da tutte le parti ed è veramente, non voglio dire ridicolo, ma sembra quasi volerci prendere in giro, anzi è un modo di fare le cose che sembra prenderci in giro davvero, che ci vuole prendere in giro, ma noi non siamo stupidi. Cioè si capisce chiaramente che Buffon si è messo in campo da solo e si è messo in campo perché appunto avrebbe voluto giocare col Torino perché forse era il suo ultimo derby in campo, perché magari smette, si ritira o se ne va da un'altra parte e non l'ha potuto fare perché ha avuto quella squalifica per l'espressione blasfema contro il Parma. E quindi va a giocare comunque contro il Napoli per fare l'ultima partita contro il Napoli. Ma se effettivamente Szczęsny aveva bisogno di fiducia e quindi doveva andare lui in campo, perché all'ultimo momento va Buffon? E se tu sei l'allenatore, che bisogno hai di dire in conferenza stampa no, gioca Szczęsny perché ha bisogno di fiducia, però poi non lo metti perché hai già deciso di mettere Buffon? E perché nel mezzo Paratici non dice la stessa cosa, ma dice si è cambiata idea, d'accordo con i giocatori, perché Buffon avrebbe dovuto giocare col Torino? Ma avrebbe dovuto giocare col Torino in base a cosa? Per contratto? Allora nel contratto di Buffon c'è un minimo di presenze? Lo volete dire? Lo vogliamo dire? Quali sono i condizionamenti di questo allenatore? In che condizioni sta? E a questo punto dobbiamo quasi spezzare una lancia in suo favore, perché Ronaldo deve battere le punizioni e deve giocare ogni volta che vuole. Buffon ha il numero di presenze e poi ci sono gli altri che si mettono in campo da soli o comunque ci sono le altre prerogative, le altre gerarchie. Allora diciamolo, quali sono i limiti e i condizionamenti a questo allenatore e in che condizioni deve lavorare e dovrà ancora lavorare in futuro? Vogliamo scaricare queste zavorre una volta per tutte? Non è possibile andare avanti così e questo sinceramente denota ancora una volta la debolezza di Pirlo, oltre ai suoi condizionamenti e il fatto che lui non è ancora l'allenatore di questa squadra. E quindi l'entusiasmo per questa vittoria, come vedete, va contestualizzato, va incanalato e bisogna vedere dove ci porta. Non è detto che ci porti da qualche parte di fattivo, di concreto, di risultati, che ci porti effettivamente nei risultati a cui ambiamo, che in questo caso il piazzamento Champions, ma poi per l'anno prossimo altra roba. Quindi attenzione anche adesso a farci prendere troppo dall'entusiasmo e a dire no vabbè, però confermiamo Pirlo, no, perché tutto quello che abbiamo detto è ancora valido, perché abbiamo vinto una partita anche sul piano tattico, ma soprattutto sul piano dell'impegno. E l'impegno, nonostante Pirlo dica ancora in conferenza stampa io ho sempre sentito, percepito la fiducia dei giocatori, non c'è stato sempre. Se non c'è stato sempre, non è soltanto per scarsa voglia dei giocatori, ma è anche per scarsa capacità dell'allenatore. A proposito di Buffon e di allenatore, chi è che parlava di più ai giocatori in campo ieri? Buffon o Pirlo? Chi è che sovrastava la voce di chi? Buffon o Pirlo? Chi era quindi la guida? A chi facevano riferimento i giocatori? Anche questo non va bene. Buffon può parlare quanto vuole ed è anche molto utile perché guida la difesa, ma deve esserci un allenatore che parla per ultimo, anzi che parla per primo e che alla fine prevale nelle indicazioni, e che devono essere indicazioni chiare e deve essere una guida chiara. E poi lasciatemi anche dire, forse con un piglio di pessimismo, ecco, ce lo voglio mettere, forse questa partita si è vinta anche da sola, perché era il Napoli, perché era il recupero del famoso 4 ottobre, perché era uno scontro diretto, ed è la solita storia. La Juve con le spalle al muro, la Juve con le motivazioni oggettive, fa quello che deve fare. Quando mancano, non si sa dove si deve andare, e serve quello. L'allenatore serve a quello, a guidare i giocatori quando non c'è una guida di default, perché è una partita qualunque, e infatti Pirlo l'ha anche detto, abbiamo dilapidato i punti perché eravamo sempre molto stanchi e sempre molto pochi a giocare e quindi abbiamo un po' sottovalutato tanti avversari, ma in questo campionato non puoi sottovalutare nessuno e i punti li abbiamo persi contro le squadre più in fondo a noi in classifica. Questo è oggettivo, però non era assolutamente scontato e quindi non c'è da assolvere nessuno solo perché adesso abbiamo vinto col Napoli. Grazie per l'attenzione, buon dibattito nei commenti, like al video se vi è piaciuto e condividetelo con chi vuole un punto di vista in questo momento sulla Juventus. Iscrivetevi al canale quindi e attivate le notifiche. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!